Centro Teri, in via Gino Palumbo numero 19, a Cava dei Tirreni. Nel corso del mattino di ieri, il lunedì 23 settembre, il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli e l'assessore all'urbanistica Lorenzo Santoro hanno incontrato a Palazzo Santa Lucia l'assessore regionale al governo del territorio urbanistica Bruno Discepolo per discutere sul redigendo nuovo piano paesaggistico regionale. L'occasione è stata utile per un confronto sulle dinamiche di sviluppo del territorio Cavese, che non possono essere integralmente sovrapponibili a quelle della costa d'Amalfi. Sull'argomento abbiamo ascoltato proprio l'assessore Santoro. Un momento importante per l'amministrazione perché, dopo 40 anni, eh, si mette mano ad un piano paesaggistico ormai in buona parte obsoleto e in più ha mostrato eh, delle cose sia positive ma anche negative per quanto riguarda il nostro territorio. Quindi noi abbiamo fatto presente eh, le nostre esigenze e, mh, invocando un'attenzione maggiore per quanto riguarda lo sviluppo e la vita della città che Molte volte molti cittadini, io ho sentito molti che si sono lamentati, che anche su piccole cose non si riesce a risolvere un problema urbanistico, un problema edilizio. Quindi, la nostra intenzione è quella di essere presente, presente nella stesura del piano e anche l'assessore Discepolo ci ha invitato proprio a partecipare e a contribuire nella stesura di questo piano. Quindi quali saranno i prossimi step? Tengo in tea di essere abbastanza presente. Eh, quindi domani, che c'è un, un primo incontro su un ambito, quello lì della, eh, di Sant'Angelo de Lombardi, e quindi andrò anche lì per eh, cercare di eh, contribuire nell'assessore di questo piano e di essere presente in tutte le sue fasi. Vogliamo... Fare un attimo un passo indietro e spiegare quali sono le principali criticità con cui deve fare i conti oggi il territorio di Cava dei Tirreni. Recentemente, con una serie di sentenze del Consiglio di Stato, mentre prima noi qui a Cava abbiamo potuto realizzare anche dei garaci interrati in zone del centro storico, attualmente invece il piano impedisce questa realizzazione. Quindi, mentre per fortuna. Eh, abbiamo risolto una parte dei problemi della viabilità a Cava, al centro storico, eh, permane la, questa negazione per i piani mh, dei garage. Eh, poi, per esempio, anche il problema dell'utilizzo del sottotetto, l'abitabilità la, del sottotetto in un primo momento veniva data, poi per un... <coughs> un chiarimento in merito al piano paesaggistico, anche questo ci viene negato. Noi siamo per uno sviluppo, diciamo, contenuto assolutamente. Però eh, vogliamo eh, un, una libertà nel vivere decentemente insomma, nelle nostre abitazioni, adeguate a delle situazioni più moderne. Anche questo l'utilizzo del sottotetto ci eh, garantisce una non occupazione di terreni agricoli e quindi noi utilizziamo i sottotetti per, per nuove abitazioni per le esigenze delle famiglie. Le somme possiamo dire che dopo l'incontro di ieri c'è maggiore fiducia perché avete comunque riscontrato un'apertura da parte dell'assessore regionale preposta? Sì perché non siamo solo noi che ci siamo un po' lamentati ma un po' tutti i comuni perché avete un piano redatto negli, a fine degli anni 60 su una castografia del 54 dove Cava era soltanto il borgo, non si può dire, e invece adesso sappiamo che Cava non è più soltanto il borgo, e quindi è un piano che aveva un'impostazione eh, completamente diversa dalle esigenze attuali. Per fortuna siamo in un momento cruciale, eh, questo del nuovo piano paesaggistico della Regione Campania, che sarà come abitudine, insomma, rimarrà per parecchi anni, per non decenni, non dovrebbe essere così, però eh, la storia ci insegna che una volta redatto un piano ci vogliono anni e decenni per poi cambiarlo e modificarlo alle esigenze della città.